Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video in cui allevo zooplancton con il fitoplancton fatto la volta precedente. Se non avete visto il video vi lascio la scheda qua su e vi spiego passo dopo passo come portare avanti questa coltura, che comunque è sempre una coltura come quella del fitoplancton, soltanto un pochino più sporca, fra virgolette. Diciamo che non è necessario che l'acqua sia per forza osmotica, anche se a me piace utilizzare quella osmotica lo stesso. Potete usare benissimo l'acqua del rubinetto, però io diciamo che aggiungo direttamente il fitoplancton così schietto, quindi l'acqua non la dovete nemmeno fare. Prendi il fitoplancton dalla tua coltura, io metto 750 ml di fitoplancton e poi lo starter. Lo starter che sono 250 ml di rotiferi, ovviamente comprato, e copepodi, sono colture, semplici colture che inserisci all'interno della bottiglia. Infatti appunto si fanno proprio con metodi rudimentali all'interno di una bottiglia, con un foro sul tappo e una cannuccia infilata dentro con un connettore. Io ho fatto così, poi potete fare un po' sbizzarrirvi, diciamo. Io ho preso un connettore, poi ho inserito all'interno del connettore un tubicino per l'aria con l'aereatore sotto. Si possono allevare, oltre che rotiferi e copepodi, anche altre specie come Gammarus oceanicus, ad esempio, oppure i mistis, gamberetti che si chiamano mistis, oppure l'Artemia salina. Artemia salina, che però in realtà è un pochino più complessa perché dovete far sviluppare i naupli per ottenere gli adulti, oppure se non avete voglia dosate direttamente i naupli in vasca, però diciamo che vanno bene se volete allevare dei pesci più piccoli. Vi faccio vedere ora passo dopo passo come si porta avanti una coltura di zooplancton. Comincio con il prelevare dal reattore di fitoplancton in fitoplancton, 750 ml in una bottiglia da un litro. Ovviamente ho posto delle etichette in modo tale da ricordarmi. A parte che vabbè, si vede, però parto con lo starter, quindi inserisco lo starter da 250 ml nella bottiglia dei rotiferi, in questo caso di rotiferi ovviamente, e poi inserisco anche i copepodi. Una volta inseriti i copepodi provvedo a tappare le bottiglie con il metodo della cannuccia che vi ho spiegato prima, inventato così, e attacco l'aereatore con una valvola regolatrice, diciamo, del flusso, in modo tale da regolare l'ingresso di aria. All'inizio, se ci sono troppe bolle, non va bene perché un moto troppo vorticoso impedisce ai rotiferi e ai copepodi di cibarsi, per cui va ridotto all'incirca 2-3 bolle al secondo, in modo tale da consentire ai copepodi di non morire di mancanza di ossigeno, ma anche di alimentarsi. Questi sono i copepodi all'inizio. Dopo 3 giorni possiamo vedere che i rotiferi sono fondamentalmente pronti già dall'aspetto della coltura, che è giallastro, significa che è aumentato il quantitativo di ossidi all'interno della soluzione, e siccome si è schiarito vuol dire che il fitoplancton è stato mangiato, in gran parte mangiato, probabilmente anche tutto, e il resto è, diciamo, tutto scarto, quindi un'acqua molto inquinata però ricca di rotiferi. Adesso così non si vede, però se apponiamo una luce nello sfondo si può notare benissimo che ce ne sono parecchi, quindi vuol dire che la coltura è pronta. Quindi generalmente i rotiferi ci mettono meno tempo, e dopo circa 3 giorni secondo me è una coltura abbastanza buona. Quindi li travaso dentro una boccetta sterile, stando attento ovviamente a non prendere il residuo di fondo, perché quello ovviamente sarebbero soltanto rotiferi morti e escrementi, quindi non servono a niente, anche perché poi quando li filtri per versarli nella vasca poi ce li versi, quindi non va bene. Quindi appunto sto molto attento. I copepodi anche loro sono cresciuti abbastanza, però non del tutto, possono migliorare, per cui aspetteranno ancora un po'. Dopo 4 giorni si può vedere che i copepodi hanno raggiunto una grossa densità proprio a vista, e anche questi sono pronti per essere travasati nel solito modo dei rotiferi.
Una volta pronta, la vostra coltura dovrà essere filtrata prima di essere inserita in vasca, perché l'acqua, ricca di nitrati e fosfati dove è cresciuto il vostro zooplancton, sarà appunto inquinata. Quindi io generalmente faccio così: prendo una calza da 0,5 micron, si trovano sia su internet che nei negozi d'acquario, insomma, e la metto sopra un contenitore. Successivamente rovescio ovviamente la coltura. Io per questo acquario doso alla settimana 100 ml di vivo, per cui utilizzo un bicchiere un po' più capiente, un contenitore un po' più capiente, in modo tale che la calza non si intrida di acqua. Se la calza si intrida di acqua, ovviamente aggiungo più acqua sporca. Per acquari più grossi questo problema non è importante, per acquari abbastanza piccoli, un litraggio di 90 litri come questo, diciamo che bisogna stare molto attenti a tutto quello che si mette in vasca, perché altera con più facilità le condizioni chimico-fisiche dell'acqua che andiamo a creare, con molta difficoltà tra l'altro. E quindi niente, siamo arrivati alla fine di questo nuovo video, spero che vi sia piaciuto, che vi sia servito, ci vediamo alla prossima.